Ciao amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a realizzare un sottotazza. Ho acquistato questo tappo, questo in realtà è un tappo di sughero, l'ho comprato all'Ikea, però lo voglio trasformare in un sottotazza personalizzato e lo andrò a personalizzare con i termovinili della Biflex. Se volete acquistare questi termovinili, qui sotto troverete tutti i riferimenti e anche il mio codice sconto, così da acquistarlo a un prezzo più vantaggioso. Ma adesso, come dico sempre, bando alle ciance e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare la serie Mirror, questo arcobaleno. Una cosa importante che ci dobbiamo ricordare quando andiamo a tagliare il nostro termovinile, qualsiasi esso sia, è di specchiare il nostro lavoro, poi di appoggiare la parte del liner, quindi la parte lucida, sul tappetino e la parte opaca rivolta verso di noi. Quindi andremo a tagliarlo al contrario, perciò bisogna specchiarlo. Una volta applicato sul tappetino, passiamo al taglio. Adesso che abbiamo tagliato il nostro termovinile, non ci resta altro che spellicolarlo. Io lo andrò a spellicolare con lo spigolino, questo della Biflex. Se non avete questo, potete utilizzare anche un ago o uno spillo. Basta puntare qui. Il nostro gattino è stato spellicolato. Adesso non ci resta altro che applicarlo sul nostro sughero. Ma prima di fare ciò, vediamo la scheda tecnica. Nella serie Mirror troviamo scritto che per quanto riguarda il ferro da stiro va applicato a una temperatura massima, quindi sempre 3 pallini, per un tempo sempre di 25 secondi, a una pressione elevata, e il liner va rimosso dopo 6-7 secondi, quindi a semi caldo o semi freddo. Per quanto riguarda la pressa invece, sappiamo che va messa la temperatura a 150 gradi, va tenuto per 20 secondi, quindi meno del ferro da stiro, va applicata una pressione media e il liner va rimosso sempre dopo 6-7 secondi. Poi possiamo vedere che questo materiale può essere lavato a 30 gradi, non può essere messo in asciugatrice e non può essere lavato a... Per l'applicazione andrò a utilizzare il tappetino, questo della Biflex, perché così mi protegge il mio piano da lavoro e non per questo caso, perché stiamo utilizzando appunto il sughero, che è un materiale spesso, ma qualora usassimo un materiale sottile tipo il cotone o insomma tessuti, questa parte, quindi non la parte della scritta ma il retro, ha questa zona realizzata apposta proprio per far sì che il calore si distribuisce in modo uniforme e quindi non crea problemi. In questo modo sappiamo che il lavoro esce perfetto. Prendo il mio tappo di sughero e applico, quindi appoggio così il mio omicino. Utilizzo questo scotch per bloccare quindi il mio termovinile sul sughero, in modo che così non si muove. Questo è uno scotch resistente ad alte temperature, non utilizzate scotch normale, altrimenti vi rovina la piastra del ferro da stiro o se utilizzate press, insomma per quello che utilizzate. Appoggiamo la nostra pressa e facciamo partire il timer. Aspettiamo 6-7 secondi. Passato il tempo, leviamo il liner. Quindi abbiamo preso questo tappo di sughero, l'abbiamo personalizzato con il termovinile della Mirror, questo olografico, guardate quanto è stupendo,
come lo muovete, vedete che cambia proprio il colore. Adesso questo è un tappo che è nato per appunto coprire le candele, queste qui dell'IKEA, ma io lo andrò a utilizzare come sottotazza o anche tazzina. Che dite? Guardate che bello! La cosa bella dei prodotti della Biflex è che potete appoggiare fonti di calore, non si rovinano perché i termovinili sono resistenti al calore, quindi benissimo potete appoggiare anche una tazza calda, una caffettiera dopo che l'avete tolta dal fuoco, l'appoggiate sopra e il vostro termovinile siete sicuri che non gli succede assolutamente nulla. Io penso che questo potrebbe essere anche carino come idea regalo per Natale. Magari anche per le maestre, se cercano un qualcosa di particolare da realizzare per Natale, appunto far fare come lavoretto di Natale ai propri bambini, potrebbe essere carino. Un tappo del genere costa poco e con un pezzo di termovinile possono creare veramente tantissime personalizzazioni. Poi possono anche acquistare la candela. Così insieme o utilizzarlo come faccio io, come sottotazza. Bene amici, e qui finisce il nostro video. Se anche a voi vi piacciono questi termovinili e queste idee, qui sotto vi lascio tutti i riferimenti per acquistare questo termovinile e altri termovinili della Biflex, perché la Biflex ha tantissime serie, tantissimi termovinili diversi. E qui sotto troverete anche il mio codice sconto così da poterli acquistare a un prezzo più vantaggioso. Se avete dubbi o domande, scrivetemi tranquillamente qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like e condividete, condividete, condividete così che il canale può crescere. Se ancora non vi siete iscritti al mio canale e vi piacciono questo tipo di video, iscrivetevi e accendete la campanellina così che vi arrivano tutte le notifiche. Poi, se ancora non l'avete fatto, potete iscrivervi anche a tutti gli altri miei social, così da poter vedere anche tantissime altre cose che pubblico lì. Io adesso vi saluto. Ciao amici, a presto!